futuro ci sarà una corsa da Brignone per l'aeroporto e viceversa ogni 25 minuti anziché 50. Ci sarà quindi il 50% di corse in più, avremo 4.000 posti al giorno, 2.600 circa dell'anno scorso. È una sperimentazione che faremo per tutta l'estate, dal 15 giugno, dal 18 giugno fino al 18 settembre, per supportare anche lo sforzo dell'aeroporto nel offrire più voli presso lo scalo di Genova. Le tariffe sono l'altra novità, perché oltre al classico biglietto da 6 euro, che costa solo 5 euro se comprato su internet, avremo anche delle tariffe che si adattano alle famiglie. Quindi un biglietto per esempio da 3 corse a 13 euro, un carnet di 8 biglietti che può essere usato tutto insieme per 8 persone, o 4 corse andata, 4 ritorno, a soli 34 euro. Quindi anche le tariffe scendono e rendono, come dire, il Volobus più competitivo sia come quantità di servizio sia come tariffa. Ecco, ci sono anche, c'è anche l'attenzione alle fasce, diciamo, estreme di orario, quindi prima mattina, tarda sera? Certo, abbiamo prolungato il nastro di utilizzo del Volobus, la prima corsa alle 5, l'ultima è a mezzanotte 20. Quindi tutti i voli che arrivano e partono dall'aeroporto di Genova sono coperti con le corse del Volobus.